Allora, Monsieur Girard, tutto ciò che chiamiamo civiltà, cioè religione, mito, leggi, cultura, è un insieme, lei dice, di elementi che si sorregge sulla violenza. Allora, vorremmo che cominciasse intanto a spiegarci un po' questo meccanismo. Eh bien, je pars de ce que j'appelle le désir mimétique. C'est-à-dire que le Per fait spiegare la mia idea que les dell'origine della hommes cultura, tendance devo partire da ciò à che désirer chiamo les mêmes desiderio choses, mimetico. à Questa espressione vuol s'imiter dire, dans molto semplicemente, le désir mimétique. Et le désir che gli uomini mimétique tendono part tutti a desiderare le d'un stesse conflit cose, actuel a entre imitarsi l'humain nel et loro Dieu, desiderio. parce que, par exemple, Non è che il l'acquisition desiderio della mimetico culture sia conflittuale in d'un sé. désir chez Per esempio, l'enfant nel è bambino, un désir l'acquisizione della complètement cultura è un desiderio che consiste interamente annihilé nell'imitare gli esseri che lo les circondano. êtres qui l'entourent. Mais le désir Però questo mimétique est desiderio toujours mimetico menacé è de costantemente in pericolo, conflit, poiché parce se si desidera que ciò che si vous anche il nostro prossimo désirez desidera, ce que ossia désire il suo votre stesso oggetto voisin, di votre desiderio, prochain, e nello stesso modo vous allez avido ed le egoista, désirer questo significa che comme il il le nostro désire, vous allez prossimo désirer le même diventerà objet nostro que lui, rivale. de la même façon avide et égoïste que lui, c'est-à-dire qu'il va devenir votre rival. Alors je pense que le conflit Ecco, è essentiel, c'est questo la il conflitto rivalité. essenziale, Cette la rivalité rivalità appunto mimetica. et les commandements de L'ultimo dei Dieu, 10 comandamenti, o meglio le l'ultimo dixième, nell'Esodo le e gli ultimi neuvième due, et nono e dixième, decimo nella deuxième dans Genesi, la Genèse, è un le comandamento dernier contro dans la l'Exode, cupidigia. sont des commandements contre ce qu'on appelle la convoitise, n'est-ce pas, mais qui Prescrive disent tu ne infatti di désireras non pas desiderare la donna del tuo l'âme vicino, de ton l'asino o il voisin, bue del la tuo femme de ton vicino, o il suo voisin, servo o la sua l'asile de ton casa, e voisin, niente di ciò le che appartiene al servizio tuo de ton vicino. voisin, la maison de ton voisin, Pertanto, a mio avviso, questo rien comandamento de ce qui definisce appartient la à la cupidigia convoitise. essenzialmente Et c'est come le texte desiderio entier mimetico. du commandement. Par conséquent, à mon avis, c'est un commandement qui définit la convoitise comme essentiellement le désir mimétique. Et le passage Il de passaggio l'Ancien dalla Testament legge au e Nouveau, dall'Antico Testamento c'est al le Nuovo passage è dunque propriamente questo de passaggio l'interdit dal divieto des di tutti gli objets oggetti qui est alla proposta di un interdittable, modello. puisque les objets du voisin, ce sont tous les objets, au modèle. Le Il Christ Cristo dit, dice imitatemi, imitez-moi, e ciò che vuol et dire ceci veut è dire non n'imitez imitate i pas modelli che vi les farebbero ricadere modèles in qui conflitto. vous Per questo io credo che i plongeraient dans Vangeli le mettano in conflit. luce Alors la est-ce que les rivalità évangiles mimetica parlent e che la parola de rivalité fondamentale a questo mimétique? Je crois proposito qu'ils en sia nei parlent, mais le Vangeli mot la parola fondamental, scandalon, c'est le mot che vuol dire scandale, allo stesso tempo qui veut dire à modello la e fois ostacolo. modèle et obstacle. C'est l'obstacle contre lequel on Ed è revient l'ostacolo toujours, contro il quale se torniamo sempre a heurter parce qu'il imbatterci perché fascine. esercita un Il fascino fascine parce e qu'il lo esercita proprio in est quanto un modello. modèle. Di Par conséquent, la conséquent, le parola mot scandalo, scandale, della dont les quale i commentatori commentateurs de del la Bible ne Vangelo parlent non pas, parlano mai, est à è mon a mio avis avviso una parola essentiel pour les essenziale riguardo ai conflits conflitti humains. umani e se ne dovrebbe discutere molto più di quanto non si faccia. On devrait en parler beaucoup plus qu'on le fait. Ecco, una domanda. Lei dice il desiderio mimetico che genera violenza, ma è caratteristico degli esseri umani o anche degli animali in qualche modo? Il est déjà caractéristique des animaux, mais chez les animaux, il se termine Sì, era généralement già très vite caratteristico anche degli animali, ma negli parce animali que il les processo si conclude chercheurs de generalmente molto l'enfance presto s'appellent a causa di ciò dominance che i ricercatori di lingua inglese hanno patterns, chiamato c'est-à-dire dominance patterns, e cioè avviene che l'animale più debole si sottomette molto presto a quello più forte e si instaurano appunto sistemi di dominazione. Invece tra gli uomini non esistono limiti alla rivalità. E anzi, a mio avviso, il solo limite è costituito da un altro fenomeno mimetico, ed è che quando la rivalità diviene eccessiva, isterica, quando si diffonde mimeticamente, contagiosamente, in tutta la comunità, tende a convergere nell'unione di tutti contro una sola vittima. Ed è questa vittima che io chiamo il capro espiatorio, espressione che non ha un'accezione immediatamente religiosa, ma piuttosto il senso moderno di vittima scelta al posto degli altri. Quando c'è il capro espiatorio, non ci sono vittime particolarmente colpevoli, ma c'è una comunità che non può trovare accordo se non unendosi contro una vittima. Quindi se capisco bene, il capro espiatorio, cioè la vittima del sacrificio che così svia la violenza del gruppo sociale, fonda anche il legame religioso della comunità, è così mi sembra, no?
A mon avis, le bouc émissaire, c'est la fondation. Io considero il capro espiatorio come il fondamento delle religioni che possiamo definire al tempo stesso naturali e culturali. Gianni Vattimo, in un articolo che ha recentemente pubblicato sul mio lavoro, ha parlato a questo proposito di religioni naturali. Questo è giusto, ma io credo che sarebbe più esatto dire natural-culturali o cultural-naturali, per rendere più evidente il rifiuto di una distinzione netta tra natura e cultura in questo stadio. La cultura nasce in maniera naturale a partire da un conflitto e risolve il conflitto nella menzogna del capro espiatorio, che viene considerato al tempo stesso un colpevole e un dio, e cioè viene ucciso o espulso e dunque si accetta la violenza. Ma poi viene divinizzato, così egli è la divinità malvagia e al tempo stesso fortemente protettrice degli universi arcaici. Quindi lei darebbe ragione a Freud quando rintraccia nel delitto di Edipo l'evento fondatore della società, della cultura? Eh bien, je pense que Freud voit certains aspects. Io credo che Freud abbia visto alcuni aspetti della rivalità mimetica, che concepisca i rapporti tra padre e figlio come rapporti di rivalità. Ma a mio avviso egli ha dato alla famiglia un'importanza troppo grande e non si è reso conto invece che la rivalità è propria dei rapporti umani a tutti i livelli. Ossia non è legata ad una istituzione preesistente, giacché infatti la rivalità è essa stessa fondamento delle istituzioni. Della cultura umana sono gli interdi che consistono a non fare ciò che la vittima ha fatto per non perdere. Dunque io penso che le due istituzioni fondamentali della cultura umana siano i divieti, che consistono nel non fare ciò che ha fatto la vittima, e i sacrifici, che consistono nel fare ciò che ha fatto la vittima. Uccidersi o uccidere una vittima per salvare la società. E credo che proprio a partire dai divieti e dai sacrifici rituali si ricostituisca tutta la comunità e che tutte le comunità umane, tutte le culture derivino da queste due istituzioni primordiali, che sono, lo ripeto, i divieti e i sacrifici. Ecco, noi poi vedremo più avanti come questa sua teoria prende forma nel mondo contemporaneo. Ora però c'è un passaggio importante che noi dobbiamo comprendere ed è quello della religione giudaico-cristiana che, lei dice, porta una nuova visione del sacrificio perché svela l'innocenza della vittima. Le società primitive sono delle società che non possono dubitare. Sì, perché le società primitive sono strutturate in modo tale che non si possa dubitare della colpevolezza e della divinità della vittima. Nell'ebraismo e nel cristianesimo questa credenza diminuisce, si affievolisce e sparisce perché la vittima è presentata come innocente. È questa la vera rottura tra l'universo mitico da un lato e quello ebraico cristiano dall'altro, e cioè che il cristianesimo e l'ebraismo hanno svelato, rivelato il sistema del capro espiatorio e dunque ci mostrano sempre una vittima contro la quale tutta la comunità si è riunita, ma che è una vittima innocente. La comunità si rassemble contro elle, ma questa vittima è innocente. Di conseguenza il cristianesimo ci insegna a mettere in dubbio non solamente la colpevolezza del Cristo, ma quella di tutte le vittime analoghe al Cristo. Quello che io provo a fare nella mia ricerca è leggere la mitologia a partire dal cristianesimo. Ed è una lettura in primo luogo antropologica, prima che teologica. In altre parole, il racconto della passione di Cristo ci mostra come tutti si volgano contro Gesù per ragioni puramente mimetiche. Ad esempio Pietro, quando rinnega Gesù, lo fa perché è tra la folla ed è obbligato ad imitare la folla. Pilato, quando condanna Gesù, non è perché desideri farlo, ma perché ha paura di una rivolta, teme la folla. E cosa cerca di fare Pilato? Egli è romano, ama la legalità, pensa al rapporto che dovrà inviare a Roma e comprende che sarà obbligato a dare una vittima alla folla. E vorrebbe dare alla folla una vittima già legalmente condannata,
ossia vorrebbe fare uno strappo il più innocuo possibile alla legalità romana, ma poiché vede che la folla rifiuta Barabba, consegna Gesù. Ma dès qu'il voit que la foule refuse Barabbas, il livre Gesù. E la folla quando sceglie Barabba, perché lo sceglie? Oui, le fait que la foule refuse Barabbas et réclame Jésus. Il fatto che la folla rifiuti Barabba e reclami Gesù non è prova che gli ebrei siano particolarmente feroci al riguardo, ma prova che il sistema del capro espiatorio è già in atto e si è cristallizzato in Gesù. Sur Jésus. Di conseguenza la credenza nella colpevolezza di Gesù è assai forte in quel momento. Ed è solo il Vangelo a dirci come questa credenza sia falsa. E lo dice per la mediazione dei discepoli, che però sono anche loro ormai succubi del contagio mimetico. Ma i discepoli che hanno già succombé alla contagione mimetica di una certa maniera. Dunque l'apparizione di una dissidenza in seno alla folla, di alcuni che rifiutano il verdetto della folla, è il fenomeno originale nei testi dell'Antico Testamento, nei Vangeli. Dans les textes de l'Ancien Testament ou dans les évangiles. Dans les mythes, il n'y a jamais. Nel mito invece non c'è mai dissidenza. Tutti sono sempre d'accordo. Nei miti è sempre la folla che parla e non vi è mai opposizione contro la folla. Dunque il cristianesimo divide ciò che il mito unisce. Divise ce que le mythe unit. E la parola dei Vangeli che dice «Io sono venuto a portare la guerra, non la pace, io darò fuoco al mondo», a mio avviso si riferisce al fatto che grazie al cristianesimo l'unità sociale fondata sul meccanismo dei capri espiatori comincia a sbritolarsi. Fondée autour des boucs émissaires commence à se défaire e ce processus à mon avis est un processo. Questo è un processo che si svolge in migliaia di anni e che non è ancora giunto al suo termine. Infatti è ciò che più ci divide nella nostra società e sempre si disputa intorno alle vittime. Nous disputons toujours au sujet des victimes. Savoir quelles sont les victimes. Consideriamo innocenti sempre le vittime degli altri mentre giudichiamo colpevoli le nostre vittime, incapaci di riconoscere che anche esse sono capri espiatori. Ma nello stesso modo i nostri nemici possono facilmente sostenere il contrario. Perciò noi siamo in una divisione costante e generalmente ci sbarazziamo del problema accusando il sistema giudeo-cristiano di esserne responsabile, di averlo creato e di apportare solamente divisione e persecuzione. Mentre invece il cristianesimo non fa altro che rivelare il carattere persecutorio della società, ma non può rivelarlo in altro modo che rendendolo più grave. Mais il ne peut le révéler qu'en l'aggravant d'une certaine manière.